Il Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre d'ogni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? Quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io. E il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti, segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato. Eccoci giunti a domenica 13 novembre 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 21 di San Luca, versetti 5-19. È certamente un Vangelo bellissimo, quello di oggi, molto, molto... Sì, stavo dicendo appunto affascinante. Ci racconta proprio l'atteggiamento corretto che dobbiamo avere nei confronti della persecuzione e del tradimento, dell'odio. Tutto questo, quando arriva a motivo di Gesù, vale la pena di essere vissuto, perché niente di ciò che si soffre per Gesù va perduto. Ecco, mi fermo qui, dico solo questo. Andiamo avanti con la nostra meditazione sulla esperienza di vita della serva di Dio, Teresa Neumann. Siamo arrivati all'impressione delle stigmate e visioni della passione. Pagina 23-24. Dopo le prodigiose guarigioni e sempre più scarso bisogno di nutrimento, che poi si ridusse alla completa abolizione del cibo, subentrarono improvvisamente nella quaresima del 1926 nuovi fenomeni. L'inizio delle contemplazioni storiche e con la visione della passione e l'impressione delle stigmate. Teresa non aveva alcuna idea della natura delle stigmate e non le aveva desiderate. Un tale desiderio, come ebbe a dire qualche anno dopo, le sarebbe apparso come una presunzione peccaminosa. Questa particolare impostazione spirituale di Teresa Neumann si contrappone nettamente alla tesi dell'autosuggestione sostenuta da una certa corrente. Vabbè, questo lo dicevano anche di Padre Pio, no? Io ho sempre in mente questa espressione di Padre Pio. Dicevano che le sue stigmate erano di natura isterica, e lui, con nella sua dotta semplicità, rispose: «Lei provi a pensare di essere un bue, vediamo se le spuntano le corna». Noi facciamo veramente in fretta dire tante stupidaggini solamente perché non abbiamo fede e non riusciamo a pensare, non dico capire, a pensare che il cielo è più grande della nostra testa. Nella nota del giovedì al venerdì, cioè tra il 4 e il 5 marzo 1926, standone quietamente a letto senza pensare a niente di particolare, avendo financo dimenticato che fosse giovedì, vide improvvisamente Cristo inginocchiato nell'orto degli ulivi
e l'udì pregare. Ad un tratto lui la guardò e nello stesso istante Teresa sentì al lato del cuore un dolore così acuto che credette di morire. Da quel punto dolente scorgò allora sangue caldo che continuò a stillare fino a mezzogiorno del venerdì. Nei due seguenti venerdì la visione ricominciò e si estese fino alla flagellazione, alla coronazione di spine, mentre riprendeva a sanguinare il fianco. Il venerdì della Passione, 26 marzo 1926, Teresa vide la crocifissione e la deposizione. La ferita al cuore sanguinò e se ne aprì una anche sul dorso della mano sinistra. La notte tra giovedì e venerdì santo 1926, Teresa vide per la prima volta tutta la Via Crucis, dal Monte Oliveto alla morte sulla croce. Fu chiamato padre Naber, che per ogni evenienza portò l'olio santo per dare l'estrema unzione. Egli riferisce, così scrive Grenzauntung al numero 89, il 21 aprile 1926, quando il venerdì santo dopo pranzo, assieme ad un altro sacerdote, andai a trovare Teresa. Lei giaceva come una martire, con gli occhi pieni di sangue, due strisce di sangue sulle guance, pallida come una moribonda. Con l'aiuto della sorella Crescenzia, Teresa era riuscita fino a quel momento a tenere nascosto le sue ferite genitori a padre Naber, benché il venerdì se ne fossero aperte anche una sulla mano destra e due piedi. Effettivamente, guardando la foto che ho qui davanti a me, che è abbastanza famosa, di Teresa Neumann che sanguina nel suo letto. Ecco, sì, effettivamente, se pensiamo che questa è una vaga immagine di quello che ha vissuto Gesù, c'è veramente tanto da riflettere. Quanto la nostra vita è semplicemente lontana, semplicemente altro rispetto alla passione di Gesù. Ma il sabato santo, nel rifare il letto, non fu più possibile dissimulare le ferite. I genitori, allarmati, corsero da padre Naber, il quale, portandole la comunione la domenica di Pasqua, pregò loro di togliere le bende dalle mani e dei piedi e costrinse Teresa a mostrargli le ferite. A malincuore lei obbedì. Lo spettacolo inaspettato colpì padre Naber, come aveva colpito i genitori il giorno prima, e ce ne volle un bel po' prima che riacquistasse la sua abituale calma. All'alba di Pasqua Teresa aveva visto il Salvatore risorto. Si cercò allora dapprima con mezzi empirici, poco aiuto del medico, di far cicatrizzare le ferite. Il dottore, visitando Teresa, constatò che la ferita al fianco di 3,5 cm e disse di non aver mai visto nulla di simile nella sua lunga pratica professionale. Prescrisse unguenti, applicò fasciature, ma quanto più venivano curate, tanto più le ferite diventavano dolorose. Mani e piedi si gonfiarono, Teresa soffriva tanto che tre uomini, vedendola, esclamarono: che tormento. Lei allora pregò la piccola Santa Teresina di darle un segno, se riferito di non essere curato con unguenti, bene, altrimenti chiedeva che il Salvatore rivelasse cosa si doveva fare. 17 aprile 1926, ore 2 di notte. Ben presto si accorse che le bende si allentavano. Svegliò Crescenza, che dormiva accanto a lei, e si fece togliere le fasciature. Col solito bastone che si vede a segnale, svegliarono i genitori, i quali corsero subito. Videro che le ferite erano diventate d'un rosso chiaro, mentre sopra si era formata una pelle trasparente, di modo che Teresa poteva di nuovo lavarsi le mani e i piedi. Il dottor Selder rimase molto stupito della singolarità di quelle ferite, che, lasciate stare, non si infiammavano né supporavano, ma non appena medicate provocavano atroci dolori. Egli allora rinunciò ad ogni ulteriore trattamento. Vedete, anche in una situazione di dolore,
di sofferenza così grande, Dio non fa male. Noi uomini invece facciamo male. E col pensiero e col desiderio di aiutare, facciamo ancora più male. Perché siamo ciechi. Perché siamo profondamente stolti. Perché siamo rozzi interiormente. Non conosciamo le vie dello spirito. E quindi facciamo una carità fuori luogo. Quante volte si fanno carità fuori luogo? Quante volte? Quante volte abbiamo quelle brutte abitudini di fare cose che non dovremmo mai fare e le facciamo solo per il nostro star bene, per il nostro, la nostra rassicurazione, perché non sappiamo cos'altro fare, cos'altro pensare. Che brutta cosa. Le stigmate devono essere lasciate stare. Non devono essere curate, perché non sono di natura naturale. Quindi non si infetteranno mai, quindi non creeranno mai piaghe purulente. Sono i segni della passione di Cristo, punto. E quindi non hanno bisogno di niente, devono essere lasciate stare. Per pudore, per evitare curiosità morbose, tese i loro guanti corti senza dita, in seguito maniche molto lunghe che le coprivano le ferite. Ecco come Padre Pio. Questa ritrosia ad essere guardata con curiosità accompagnò Teresa per tutta la vita. All'infuori del medico curante e dei familiari nessuno ha visto la ferita del fianco, se non a sua insaputa. Cioè, durante le estasi sicuramente. Pagina 25. La notizia di questi fenomeni si diffuse tuttavia con rapidità fulminea nella stampa di tutto il mondo, incanalando verso il suo paese interminabili colonne di persone. Molte venivano per curiosità, ma impressionati finivano per recarsi in chiesa a pregare e ricevere i sacramenti. Questo risveglio della fede era divenuto il compito missionario di Teresa e di dove lei viveva. Qua c'è una foto che riprende proprio tutta questa gente in coda, persino i soldati, fuori dalla casa di Teresa. Pagina 68-69. Per circa 700 volte nella sua vita lei ha sofferto la passione del venerdì. In quei giorni c'erano migliaia di persone e al venerdì santo addirittura più di 10.000 che sfilavano davanti al suo letto di dolore. Centinaia di migliaia videro perciò per lo più in serio raccoglimento e spesso con profonde emozioni il quadro della passione. Le nostre fotografie bastano a documentare la folla del Venerdì Santo, dimostrano come neanche la pioggia torrenziale facesse diminuire l'afflusso. Spesso la gente si fermava a pregare davanti alla casa, la vista del volto inondato di sangue, degli stigmati sanguinanti. Molti avevano le lacrime agli occhi, l'invito di Padre Nabi di recarsi in chiesa a ringraziare il Signore e fare la via croce se non è stato mai inascoltato. Perché? Uno dice, la gente va a vedere gli eventi miracolosi, la gente cerca l'evento un po' straordinario, la gente è curiosa. Può darsi, può anche essere che qualcuno abbia vissuto così, ma può anche essere che questo sia il segno che la gente, tutti gli uomini, cercano il soprannaturale. Tutta la gente ha bisogno di spiritualità. La gente cerca Dio. La gente cerca Dio. Cerca il mistero, cerca ciò che la supera, cerca ciò che dà senso più nel profondo dell'uomo. E quando lo trova, la gente corre. La gente corre dove c'è Dio. Queste sono le prove. Allora
come oggi. Ma non vediamo più tanta gente correre, forse perché non ci sono più testimoni come Teresa Neumann, come Padre Pio e molti altri. Voi credete che se oggi fosse vivo Padre Pio la gente non correrebbe? Ancora di più. Io sono del parere che correrebbe ancora di più. Con i mezzi di comunicazione che ci sono, tutte le notizie in un istante raggiungerebbero tutto il mondo. La gente arriverebbe ancora più numerosa. Ma non perché Padre Pio era Padre Pio, Teresa Neumann era Teresa Neumann, no, ma perché la gente cerca Dio e queste persone lo hanno reso presente in qualche modo, nella loro carne hanno reso presente Gesù, e la gente cerca Gesù, la gente ha bisogno di Gesù, e noi invece stiamo lì a dargli le stupidaggini. Stiamo lì a parlare di tutto tranne che di Dio. Riusciamo a fare discorsi religiosi senza nominare mai una volta il nome di Gesù. Quasi che abbiamo vergogna, abbiamo pudore di nominare il nome di Gesù. La gente cerca Dio, non dimentichiamocelo mai. Ha bisogno proprio di... di questo mistero, perché porta dentro un vuoto, uno spaesamento, una confusione, che non sa più neanche come riempirla. Pochi giorni fa è stato Halloween, no? Mi ha colpito uno che ha detto: sono qui per il ponte di Halloween. Che mai sentito che ci fosse il ponte di Halloween. Vabbè. E ho notato che in tanti hanno fatto notti di adorazioni eucaristiche, preghiere di riparazione. Anch'io nella mia vita sacerdotale ho fatto tutto questo, no? Facevamo la notte adorazione eucaristica e poi le preghiere di riparazione, tutte cose molto belle. Ma in questi giorni mi sono chiesto, tutto questo va bene, è giusto, va bene, mi sono chiesto, ma tutta questa gente, tutti questi giovani che corrono dietro queste zucche vuote, brutte, e che per quella notte si riempiono di disegni, immagini orripilanti, disgustose, di morte, di... cos'è che cerca? Perché lo fanno? Non sono mica tutti satanisti, eh? No, non pensiamo queste cose. Ci saranno anche loro, va bene, ma non sono tutti così. Perché lo fanno? Io credo che sia un grido disperato di persone che hanno bisogno di Dio, ma non riescono a trovarlo. Non ci riescono. E quando non riesci a trovare Dio, vai dalla parte opposta, vai a cercare l'acqua dove non c'è. Quando c'è Dio, non hai bisogno di nient'altro. Ma quando Dio non c'è, uno impazzisce. Ha bisogno di Dio. E allora si inventano queste cose, allora fanno queste robe qui, che sono anche ridicole, no? Se uno ci pensa, ma cosa vuol dire
una zucca vuota. A parte lo scimmiottare l'America, ma cosa vuol dire queste zucche vuote con queste facce brutte? Tutti lo capiamo, tutti lo vediamo. Eppure c'è qualcuno che ne ha bisogno. E allora mi chiedo, ma cioè va bene, no? La preghiera, la riparazione, l'adorazione di notte. Ma non è che queste persone hanno bisogno di vedere più cristiani veri, più sacerdoti, veramente sacerdoti, più sacerdoti innamorati della loro vocazione, ardenti di zelo, capaci quando parlano di dire qualcosa di sensato, che ti tocca il cuore, che ti fa rientrare in te stesso, che ti spinge la conversione, che vuol dire che ti spinge ad avvicinarti a Dio, che ti fa venire voglia di Dio. Che belli quei sacerdoti, quei cristiani, che quando ci parli insieme, già mentre parlano, ti viene proprio voglia di Dio. È un po' come quando uno non ha fame, che magari è un po' malato, che ha l'influenza, che non sta bene. E allora qualcuno ti dice, vuoi mangiare? No, no, no. E allora poi sta lì e ti dice, ma guarda, pensavo di farti, non lo so, un buon risottino, oppure una buona crema di asparagi bella calda, con su un po' di formaggio, e poi ti cucini. Che uno solo sente ne parla e dice, ma mi è venuta fame, ma che buono, no? Cioè, lo sente, no, dentro, e gli viene proprio voglia, ti viene proprio voglia. E a vedere certe persone, a vedere certi sacerdoti, certi cristiani, certe famiglie così innamorate di Dio, perché ci sono e non sono poche, a uno gli viene voglia poi dire, ma anch'io vorrei avere quella pace, quella serenità, quel raccoglimento, quell'interiorità, quella bellezza. Perché se lui l'ha trovato non posso trovare anch'io? Allora ti viene voglia di chiedere, no? Di dire, ma insegnami, ma facciamolo insieme, ma dove sei andato? Ah, guarda, ho conosciuto un bravissimo sacerdote, ma veramente, ma chi è, ma dov'è, ma perché? Ah, ma allora forse riceverà anche me, posso chiamare anch'io, posso andare anch'io. E vedete, da cosa nasce cosa? Perché si ha bisogno. E infatti, i bravi sacerdoti non si annoiano mai. Aggiungo, e si riposano poco. Perché non c'è tempo. Veramente sono mangiati dalle persone. Poi vabbè, magari le persone potrebbero anche pensare che questi poveri preti non sono ancora dotati di natura angelica e quindi hanno dei bisogni primari, no? E però questo ci dice che c'è voglia di Dio. Allora mi dico, boh, forse in quella notte, invece di rinchiuderci nelle chiese, potevamo uscire anche noi e stare in mezzo a questa gente come testimoni che effettivamente c'è un oltre, ma che non è la morte, che non è il diavolo, che non è il brutto. C'è un oltre che si chiama Dio, che è bello, che è padre, che è vita. Mi ha colpito vedere ultimamente, ogni tanto vi confesso che mi piace, lo trovo molto interessante anche perché
Non si può nascondere che dicono cose molto interessanti e anche vere, poi certo. Ci sono anche cose che non vanno bene, però bisogna saper distinguere, no? E ogni tanto mi piace ascoltare questi predicatori americani. Così protestanti o quello della chiesa o dei pentecostali, insomma, sapete, queste figure un po' carismatiche, no? E sono rimasto colpito nel vederne alcuni, nell'ascoltarne alcuni e vedere la gente. Ma quanta gente c'era? Quante persone? Sono rimasto io. Ero lì che stavo facendo i miei mestieri e rimetto su queste cose mentre magari sto pulendo, sistemando la mia camera. A un certo punto mi cade l'occhio, no? E dico, ma non è possibile. Ma quanti sono? Ma sarà stato un... Ma non so dire una... Guardate, non vi so dire quanti erano, ma una quantità impressionante di persone. E quest'uomo... Questo laico sarà, poi sarà stato magari un pastore del loro credo religioso, che effettivamente ho notato alcune cose, no? La prima, ha nominato Gesù Cristo. Non lo so, 30 volte in 3 minuti. Che dico, miseria. Ma io devo andare ad ascoltare un predicatore protestante per sentire parlare di Gesù. Ma guardate, l'avrà nominato 30 volte in 3 minuti. Ha continuato a parlare solo di Gesù. E spiegava il Vangelo. Certo, ripeto, con tutti i limiti del caso, però questo spiegava il Vangelo. Gli parlava di Gesù, del Vangelo di Gesù. E nominava Gesù. Che io dici, ma l'ultima volta che ho sentito parlare di Gesù, quando è che è stato? Di Gesù, quando è che è stato? Quando ho sentito parlare di Gesù l'ultima volta? È strano che deve essere un predicatore protestante piuttosto che pentecostale che mi venga a parlare di Gesù. Cioè, no, fa riflettere, no? E poi i giovani. Ma quanti ragazzi giovani che c'erano, ma quanti. E a un certo punto lui dice, adesso sapete che sono anche molto enfatici, no? molto pittoreschi, colpiscono perché hanno proprio una capacità di predicazione formidabile, ti cantano, sono proprio bravi, predicano proprio bene, si vede che sono proprio convinti di quello che dicono, eh? Non è una recita. Allora lui dice a un certo punto, adesso apriamo la Bibbia, avete la vostra Bibbia? E poi dice, alzate la mano, tenendo in mano la vostra Bibbia, fate vedere che avete la Bibbia. E allora, guardate, mi viene la pelle d'oca, mi viene la pelle d'oca ancora adesso a pensarci. E allora la telecamera si gira e vedi tutto. Questa quantità di gente che prendono e sollevano tutti la medesima Bibbia, hanno tutti lo stesso formato, tutto lo stesso colore, prendono e sollevano, tu vedi tutte queste mani alzate con in mano la Bibbia, compostissimi, non c'era una mosca che volava, lì bastava un rumore che con tutta quella quantità di gente, non c'era un fiato. Non c'era un verso, non c'era niente, un silenzio incredibile, tutti seduti uno accanto all'altro appiccicatissimi e tutti con questa Bibbia in mano alzata, una quantità di gente. Io se dovessi in chiesa dire alzate tutti la Bibbia, alzate tutti il Vangelo che avete con voi, noi dovremmo sempre portare con noi il Vangelo, no? Alzate il Vangelo che avete con voi nella vostra borsa, alziamo la mano tutti con in mano il Vangelo. Meglio non fare questo esperimento, eh. Prendete il rosario, che tutti abbiamo in tasca. Prendete il rosario, alziamo tutti il rosario.
quanti alzerebbero la mano? A partire dall'altare. Quanti alzerebbero la mano? Ebbene, tutta sta gente che solleva la mano. Va bene. Io ero lì incantato, mi sono fermato delle pulizie, c'erano i miei acari che saltavano e applaudivano anche loro felicissimi di questa cosa, che dicevano, ok, 24 ore in più di vita. E quindi io fermo immobile, che li guardavo, colpito, estasiato da questa scena, veramente. E gli dicevo, ma pensa a te, incredibile. Noi che abbiamo Gesù Eucaristia, capite? Abbiamo Gesù vivo, veramente, realmente presente, sostanzialmente presente in Eucaristia. Siamo lì come quattro scorfani che arriviamo, che... Ma vabbè, sembriamo veramente... Io non ho bisogno di andare a fare il 31 Halloween, ma basta uscire di chiesa. Alla domenica mattina basta uscire di chiesa e più o meno vedi Halloween, eh? Eh sì, queste maschere di morte, di tristezza, vuote, con lo sguardo fisso nel vuoto, ma dici, boh, ma dove sono andati questi qui? Ma... E poi, a un certo punto della sua predicazione, dice, adesso chiudete tutti gli occhi, raccoglietevi in un profondo silenzio per ascoltare Gesù che vi parla. La telecamera si gira e tu vedi tutte queste persone, occhi chiusi, testa reclinata sul petto, fermi, immobili. No, ho detto, vabbè, non è possibile. Cioè, ma fallo tu nelle nostre chiese. Provate a farlo nelle nostre chiese, cosa succede? Ma mica lo si fa, eh? Ma non sono mica capaci. Ma perché poi lo vedevi che erano persone esperte di queste cose, cioè lo vedevi da come erano atteggiati, da questo senso di silenzio, di raccoglimento, cioè vedevi il corpo, lo vedevi che era abituato a fare questa cosa. Lo vedevi che era abituato a raccogliersi, perché non è facile, non si può recitare questa cosa qui, eh? O sei capace o non sei capace. E se sei capace è perché lo fai con abitudine, se no non ci riesci a raccoglierti in quel modo lì. Beh, devo dirvi che mi ha veramente colpito tanto. E mi ha fatto riflettere tanto, mi fa riflettere tanto tutto questo. Noi siamo sempre chiusi nelle nostre quattro mura tra di noi, sempre pronti a puntare il dito contro gli altri, sempre pronti a dire gli errori degli altri, sempre pronti a dire dovrebbero fare questo, dovrebbero fare quello, dovrebbero fare quell'altro, sempre. Ma noi che testimonianza diamo? Noi che cosa siamo davanti a questo mondo? Che abbiamo vergogna di fare un segno di croce prima di mangiare? Vabbè, oggi le stigmate e se nella passione mi hanno un po' rapito. Va bene, domani vedremo i carismi, i rapporti mistici con il Santissimo Sacramento dell'altare. Molto, molto belli, molto belli. Quindi, guardate, impariamo ad andare incontro alle persone. Permettetemi se ne dico ancora una, perché guardate, questo argomento mi tocca proprio tanto, mi fa anche molto soffrire, perché c'è tanta gente fuori che ha bisogno, fuori dai nostri contesti, tanta gente che ha bisogno, tante persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, che non sanno neanche come si fa, che non sono capaci neanche di dire il rosario, non sanno neanche dire l'Ave Maria, però cercano, però hanno fame, però hanno sete. Questa stupidità, questo inganno del diavolo che sento così spesso. Dobbiamo vivere la nostra fede all'interno, perché se la viviamo all'esterno è ostentazione. Se la viviamo all'esterno, poi
sembriamo tutti una massa di plagiati, di celebrolesi che fanno tutte le stesse cose. Guardate. A me, a vedere quelle immagini e vedere che tutti avevano in mano la stessa Bibbia, lo stesso colore, lo stesso formato, e tutti vivevano così tanto la loro fede, a me non ha dato queste immagini, né di ostentazione, assolutamente, né di ostentazione, né di cricca, ma neanche di setta. A me non l'ha data. A me ha dato l'immagine di gente convinta, punto. Ma perché se io vivo la mia fede e la vivo anche esternamente, questo deve essere visto come ostentazione? Ma non dal mondo, da noi. Perché fare la comunione in ginocchio in bocca vuol dire ostentare? Ma chi l'ha detto? Ma dove è scritta sta roba qui? Perché andare in giro con un crocifisso appeso al collo? Bello, decoroso. Perché ostentazione? Ma chi l'ha detto? Ma dove è scritta questa cosa? Ma non è vero. Perché se io dico il mio amore per Gesù anche attraverso dei segni, del resto come si fa a dire l'amore senza i segni? Non so, comunque, vabbè. Anche attraverso dei segni, anche attraverso il mio corpo, e l'amore si testimonia attraverso il corpo, no? Il bacio del fidanzato alla fidanzata è ostentazione, ma neanche per sogno, è amore. È bisogno irrefrenabile di dire la mia appartenenza, di dire il mio amore. No, quando lo fai per Dio tu ostenti. Quindi tutto dentro. Il crocifisso dentro, le nostre cose vissute intimisticamente, tutto all'interno nostro e possibilmente ognuno diverso dall'altro. Anche sta roba io non la capisco veramente, proprio non la capisco. Ognuno diverso dall'altro, perché sennò sembriamo che facciamo i gemellini, i fratellini e gli amichetti e le cosine che fanno tutte le stesse cose. Ma chi l'ha detto? Ma se siamo figli dello stesso padre, ma che scoperta! Ma se siamo fratelli, è ovvio che... Boh. La Madonna alle Tre Fontane l'ha detto chiaro, eh? Si deve vedere che siete preti. La gente ha bisogno di vedervi. E io aggiungo, si deve vedere che sei un cristiano. Mi è piaciuto molto nei miei viaggi in treno, mi è piaciuto molto vedere un ragazzo seduto che stranamente non teneva in mano un cellulare, né l'iPad, né il computer, né nel teletrasporto, né niente, e aveva in mano una corona del rosario, punto. A me non ha creato nessun pensiero strano, né di imbarazzo, né di ostentazione, né di assolutamente. Un'immagine bellissima, bellissima, un'immagine bellissima, che mi ha proprio colpito tanto. Impariamo a non aver paura di testimoniare la fede e impariamo a non vergognarci mai di Gesù Cristo e questi crocifisso. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato.